Nottingham contro Spirito Divino per ultima giornata Champions Cup Elite Open Serie B in quel della futura Salesil Nottingham, ancora tutto nelle proprie mani, Spirito Divino ancora costretto a rincorrere la zona qualificazione, formazione ospite che parte forte trovando subito il vantaggio, assist di Lai, rete di Pina, la risposta da parte del Nottingham non è particolarmente convinta né convincente, anzi Enardu perde palla sanguinosissima, Lai dal limite impegna non poco Cambarau, ottimo momento per lo Spirito Divino che perviene al meritatissimo raddoppio realizzato da Ruggeri che prima ubriaca un avversario poi infila tra palo e portiere, squadra ospite letteralmente scatenata, arriva anche il gol del 3-0 realizzato da Alessio Sunda, poi finalmente ecco la capolista che riduce le distanze con Meloni e ancora Spirito Divino, però qui il contropiede del Nottingham che nasce da un angolo battuto forse non benissimo dalla formazione ospite e ha semplicemente del clamoroso l'errore sotto porta da parte di Pietro Carta. Prima del duplice fischio la formazione di casa si rifà sotto, merito di Enardu, demerito anche di Manuel Sanna, estremo difensore della formazione ospite. Con le immagini possiamo passare al secondo tempo, un secondo tempo nel quale il grande protagonista subito al pronti via è il numero 11 in maglia rossa Paolo Roberto Lai, qui lo vedete col destro andare a segnare il gol del 4-2, ancora lui lanciato in campo aperto anticipa l'uscita di Cambarau e realizza la doppietta personale, Lai letteralmente scatenato qui realizza anche il suo terzo gol, si è abbattuto un uragano su questo incontro, questo uragano corrisponde al nome di Paolo Roberto Lai, il Nottingham non ci sta, prova a tirar fuori gli artigli, prova a tirar fuori le unghie, riesce a ridurre le distanze con questo destro deviato da parte di Fadda, prima del triplice fischio, il settimo gol dello Spirito Divino che chiude definitivamente la partita lo realizza Ruggeri, per lui doppietta personale. Lo Spirito Divino si giocherà la qualificazione alla fase finale mercoledì prossimo in casa contro la nuova capolista Quattro Mori.